seconda puntata di Singing Time. Questa sera 7 saranno i concorrenti in gara e allora andiamo a scoprirli insieme. Siete pronti? Anche questa sera sfidarsi due categorie, cover e inediti. Un vincitore per entrambe le categorie e una borsa di studio da 750 euro. A scegliere il migliore non ci sarà solamente una giuria tecnica, ma anche voi potrete votare il vostro preferito. Avete scoperto Singing Time per la prima volta? Venite con me a scoprire come funziona. Ci saranno 35 concorrenti che si sfideranno nel corso di 5 semifinali. Due saranno le categorie in gara, la prima quella degli inediti e la seconda quella delle cover. Solo in 8 accederanno dalle semifinali alla finalissima del 6 gennaio. E come verranno selezionati questi concorrenti? Ci sarà una giuria che si suddividerà in giuria tecnica, giuria web e giuria popolare. Il valore dei voti della giuria tecnica sarà del 50%, quelli della giuria web 30%, giuria popolare 20%. Sarete infatti anche voi a poter votare il vostro preferito su www.cittafiera.it. E sempre su cittafiera.it potrete prenotare il vostro posto per far parte della giuria popolare e vedere tutti i talenti dal vivo proprio a Cittafiera. Chi farà parte della giuria tecnica? Esperti del settore, ma li scoprirete solamente il 29 dicembre. E siamo arrivati alla seconda puntata di Singing Time, tantissimi altri concorrenti, tanti brani inediti ma non solo, anche cover. E allora iniziamo con quello che è il primo concorrente di quest'oggi, Alberto Corredic. Benvenuto Alberto, sei pronto? Sì, pronto, carico. Che cosa ci porti oggi? Rompiamo subito il ghiaccio dicendo al nostro pubblico quale sarà il brano che porti, perché il tuo è un inedito. La canzone che porto si chiama I miei occhi, e se vuoi ti posso spiegare anche di cosa parla effettivamente in poche parole. I miei occhi parla dei punti di vista, soprattutto è una canzone di denuncia nei confronti di tante persone che molte volte non riescono a mettersi negli occhi degli altri per poter vedere le cose in maniera diversa e quindi si fossilizzano sul proprio punto di vista, quindi parla di questo. Quindi c'è tutto un significato profondo fra le parole del tuo testo. È da tanto che canti o è una esperienza nuova, da poco? No, canto da abbastanza, io ho un gruppo da ormai da 4 anni, abbiamo fatto diversi concerti, però questa è la prima esperienza da solo, quindi sono molto emozionato anche per questo. E cosa ti ha portato a cantare da solo? Sicuramente ricercare nuove esperienze e trovare nuove cose, nuovi stimoli soprattutto. E chiaramente anche nella vita penso di ogni artista che parte da un gruppo comunque viene anche la voglia di fare esattamente quello che si vuole, perché ci sono cose bellissime in una band, quindi mettere insieme le idee eccetera, però è anche bello certe volte chiudersi in camera e lavorare proprio da solo ai propri prezzi. E questa esperienza Singing Time perché allora? Sempre per mettermi alla prova, quindi è stato un bel... È stata una bella prima volta per provare le proprie canzoni da solo, perché effettivamente concerti da solo non li ho ancora mai fatti, quindi è stata una bellissima occasione per provarlo. E quindi vincere questo concorso per te cosa significherebbe? Sicuramente mi spronerebbe a continuare ad andare avanti e quindi sarebbe effettivamente una conferma perché magari i miei pezzi possono piacere e quindi ad andare avanti ancora. E allora Alberto, in bocca al lupo, Alberto Corredic con I miei occhi. Puoi prenderti i miei occhi, non bastan troppi, non bastan più. Sono come fiocchi, cambiano rapidi e cadono giù. Puoi guardarli sul ghiaccio, si fossilizzano, congelano. E perso il loro arbitrio, prima volavano, ora non più. E non vuoi più i miei, ormai sono già lì giù. E non possono più cambiare, sciogliendosi al sole, perché sole non ce n'è. E non li può scaldare, non li può far mutare. La forza è già finita in un battito di ciglia. E tu sei ormai così. Prenderti i miei occhi, ma non vuoi i miei.
poi lasci le tue tracce come una falce taglia a metà la trama di una storia che nella storia si creerà, perdendo il tuo tempo su un silenzio che sbaglierà nel suo ruolo primario che ad un finale non porterà. Guardandoti negli occhi vedo il tuo punto ma non il mio, neanche lontano, passato in vano, rimasto in te e non rimane che aspettare quello che fai. Siamo soltanto persone cieche che i propri occhi hanno perso, cercando di donarli a chi non è disposto ad accettarli. Ora non più, e non vuoi più i miei, ormai son già di giù, e non possono più cambiare, sciogliendosi al sole perché sole non ce n'è, e non li può scaldare, non li può far mutare. La forza è già finita in un battito di ciglia e tu sei ormai così. Alberto, allora com'è andata? Bene, molto bene. C'è stato qualche errore nel mezzo, come normale in una performance live, però sono molto contento e è stata una bella esperienza. Quindi hai rispettato le aspettative? Ti aspettavi una prestazione del genere o pensavi qualcosa di più? Magari qualcosina di più, però è sempre così, ti aspetti sempre qualcosa, poi live ci sono sempre gli inconvenienti eccetera, non è mai come cantare a casa, ci sono delle emozioni molto più forti, però dall'altra parte magari l'emozione certe volte sempre ti frega un po'. Poi sei stato il primo di questa seconda puntata di Singing Time, quindi ovviamente l'emozione è sempre maggiore, hai spaccato il ghiaccio, ora dai il via libera a tutti gli altri concorrenti. Allora incitiamo il pubblico, diciamogli che c'è la possibilità di votarti perché c'è anche appunto il voto online che è molto importante appunto per poter vincere questo concorso. Votatemi! E dopo Alberto Corredic, seconda concorrente in gara, siamo con Giorgia Giaquinto, però un'altra categoria, perché in questo caso parliamo di una cover. Ciao Giorgia, sei emozionata? Come ti senti? Sì, per ora sono abbastanza emozionata, anche perché è la prima volta che mi esibisco in un contest, quindi... Prima volta, quindi insomma le emozioni devono essere forti e tra l'altro emozioni. Diciamo che è la parola principe di quelle che sono, di quello che è il tuo essere, di quello che è il cantare, perché tu canti per sentirti felice. Esattamente, la felicità diciamo è quello che caratterizza di più la musica secondo me, infatti ogni volta che canto mi sento completamente felice ed è per questo che canto praticamente ogni giorno, ogni momento. Ed è anche per questo che ti sei avvicinata alla musica, perché non canti da tantissimo, cioè o meglio canti da quando eri piccolina, però... Però ho iniziato solo da un anno a prendere lezioni professionali di canto. Beh, insomma, quindi è una buona occasione questa per poter approfondire anche la conoscenza nel mondo della musica e del canto. Per questo hai partecipato o c'è qualche altro motivo? Principalmente per questo, perché comunque mi piace mettermi alla prova e questa penso sia l'occasione giusta per sperimentare. E allora, che cosa ci canti, Giorgia? Vi canto Dancing on My Own di Callum Scott. Giorgia Giaquinto con Dancing on My Own. Somebody said you've got a new friend. But does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where you at, I bet she's around. But I just gotta see it for myself. And I'm in the corner watching you kiss her. Oh no. And I'm right over here, but why can't you see me? Oh no. And I'm giving it my all, but I'm not a guy you're taking. Just wanna dance all night, and I'm all messed up, I'm so out of line. Steel toes and broken bottles, I
I'm spinning around in circles, and I'm in a corner watching you kiss her. Oh no. And I'm right over here, but why can't you see me? Oh no. And I'm giving it my all, but I'm not a guy you're taking on. Ooh, I keep dancing on my own, and I know. Still so near, the lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. But still so near, the lights come up, the music dies, but you don't see me standing here. Allora Giorgia, com'è andata? Bene, sono soddisfatta, devo dire, sì. Non ti chiedo a livello di prestazione, però ti chiedo se riuscite a emozionare il pubblico secondo te, visto che mi pare di aver capito che questa è la cosa più importante. Secondo me sì, però aspetta a loro l'ultima parola, come sempre. Eh beh, chiaramente ai giudici, al pubblico, ma c'è anche il voto, ricordiamo, perché appunto ti potranno votare anche online, quindi io direi, dopo questa prestazione emozionantissima, un appello al pubblico. Mi farebbe molto piacere ricevere il vostro voto, perché contribuirebbe al realizzarsi del mio sogno. Terza concorrente, siamo sempre nella categoria cover, siamo con Nisrin che è giovanissima, fa parte, sei fra le più giovani perché hai solo 15 anni Nisrin, sei emozionata? Sì, tanto. Sì, sei emozionata, infatti l'avevo intuito, però canti da tantissimo, quindi insomma non è un'esperienza nuova, no? Sì, non è una fra le prime, cioè ho avuto esperienze. Hai già fatto qualche concorso, qualche contest o questo è il primo? No, questo è il primo contest, però cantando davanti al pubblico varie volte. Varie volte, allora io vorrei ricordare una cosa che hai fatto da pochissimo, perché insomma ricordiamo che da pochi giorni c'è stata la giornata contro la violenza contro le donne e tu hai cantato in assemblea d'istituto. Sì. Che cosa hai cantato? Someone Like You di Adele. E com'è stato cantare davanti alla tua scuola per un'occasione così importante? È stato emozionante, però bello, è stato bello. E a chi ti ispiri come cantante, Nisrin? Ariana Grande. E allora me lo fai un pezzo a cappella di Ariana Grande? Sì. Dai. So all last time, the one who take you home, baby, I promise day. I'll let you go. Baby, I don't care if you got hurt in your heart, babe. Wake up in my own. Beh, direi che non ti chiedo più nient'altro. Possiamo direttamente andare a sentire quello che è da cantarci. Che cosa ci canti quest'oggi? Canto Symphony di Zara Larsson. E allora con Symphony, Nisrin Sbi. I've been hearing symphonies before, all I heard was silence. A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was dragging me along, then you came and you got me loose. With solo singing on my own, now I can find the key without you. And now your song is a repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want it,
true. I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and won't let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and won't let go? I'm sorry if it's all too much. Every day you're here, I'm healing. And I was running out of luck. I know what to do to find this feeling. Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is a repeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Allora, com'è andata? Bene, è andata bene. Sei soddisfatta? Sei ancora emozionata? Scaricata un po' di adrenalina? Sono ancora un po' emozionata, però sì, cioè, è andata bene. E allora, con questo filino di voce mi dici che è andata bene, però ricordiamolo che tu non hai mai preso lezioni, quindi insomma sei un po' un'autodidatta. Sì, non ho mai preso lezioni vere. E quindi questa sera potrebbe essere la rampa di lancio per poter diventare una vera cantante? Speriamo. E allora, sai come dobbiamo fare per far decollare questa carriera da cantante? Farmi votare dal pubblico. Esattamente, allora facciamo un bel appello al pubblico affinché ti voti e diventiamo una grande cantante. Votatemi e un grazie a tutti quelli che mi voteranno. Siamo qui adesso con Maria Vittoria, quarta concorrente, emozionatissima. Quanto sei emozionata, Maria Vittoria? Troppo. Prima volta mi dicevi che canti in pubblico, quindi non è la prima volta solo ad un contest, ma è anche la prima volta davanti a un pubblico su un palcoscenico. Sì, sono emozionatissima. E vabbè, non è un problema, c'è sempre una prima volta, magari questa è proprio la prima volta dell'inizio di una carriera da cantante, almeno questo è il tuo sogno? Vorrei diventare una cantante, mi ispiro moltissimo a mia mamma che fin da quando ero piccola mi ha trasmesso questa passione e quindi è il mio sogno questo. E quindi prima di ispirarti a magari cantanti più conosciute c'è la mamma dietro, quindi la mamma ti ha anche portato a conoscere il mondo del canto e ti ha fatto appassionare al canto. Sì. Quindi, raccontami un po' com'è nata questa passione. Mia mamma andava in giro a cantare per locali e quindi ha partecipato a un concorso televisivo anche lei su Canale Italia, non mi ricordo come si chiamava il concorso, e quando provavo a casa anch'io cantavo e mi piaceva esibirmi davanti alla mia famiglia, ai miei parenti.
Quindi figlia d'arte, possiamo dire. Ci sono tutte le premesse per una super esibizione. Che cosa ci canti, Maria Victoria? Contigo la distanza, Ricessa al portillo della luz. E allora in bocca al lupo, noi siamo prontissimi ad ascoltarti. Un grande applauso per Maria Victoria e siamo pronti per partire. Con Contigo la distanza, Maria Victoria Tomadini. Del día en que pueda apartarte de mí, el mundo parece distinto. Melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido. Estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma. Suela, si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia. Maria Victoria, ti vedo già più rilassata. Com'è andata? Ti sei piaciuta? Sì, molto, anche perché era la prima volta, quindi sono molto contenta. Non ti aspettavi di cantare così bene per essere la prima volta sul palco? In realtà, cioè, non pensavo di cantare bene, ero molto preoccupata per questa esibizione. Adesso sono molto più rilassata. Allora, tu hai cantato nella categoria cover, quindi diciamo che abbiamo ascoltato anche altri concorrenti. Ricordiamo che alla fine è un concorso, per cui un po' di agonismo c'è senz'altro. Come ti sono sembrati gli altri? Erano bravi. Quindi li temi un po'? Sì, li temo. Però per vincere ovviamente anche in questo caso c'è bisogno del supporto del pubblico e allora un invito al pubblico a votarti. Votatemi tutti!
Da una figlia d'arte a un'altra figlia d'arte, siamo con Shani Yael Baldacci, che di arte ne sa parecchia, giusto Shani? Sì, sono stata avvicinata al mondo della musica sin da piccola dai miei genitori, che entrambi suonano, e ho cominciato subito a cantare in vari cori, sin da piccola cori di voci bianche, associando allo studio del canto anche lo studio della batteria e del flauto traverso. Infatti mi sono appena diplomata in conservatorio in flauto traverso. E come canto, insomma, sono appassionata tantissimo anche di canto gospel, ma soprattutto di musical, adoro questo genere e spero di poter continuare, insomma, in un futuro. Beh, allora complimenti per il diploma, quindi non solo canto ma anche tanta musica, hai fatto davvero tanto. Quali sono state le altre tue esperienze prima di questa? Ma canto anche in una band, quindi abbiamo cantato molte volte sul palco, eccetera. Poi quando ci sono occasioni di questo tipo, fiere, contest, eccetera, mi butto sempre per fare esperienza, principalmente per divertirmi. E poi avevo partecipato anche ad un altro contest, però sempre categoria musical, che era Next Generation di Verona. Quindi tu sicuramente oggi non sei emozionata? No, ovviamente c'è sempre un minimo di... di emozione, insomma, si cerca di arrivare al pubblico e questo è quello che preme di più. E allora hai fatto già tante cose, però quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? Allora, spero tantissimo di riuscire a cominciare a scrivere la mia musica, proprio ne sento il bisogno di esprimermi con i miei suoni, e poi spero ovviamente di poter arrivare nel professionismo con il musical. E allora, cosa ci canti? La Bohème di Plante Aznavour. Ok, una cosa leggera, una cosa semplice. E allora, Shani Yael Baldacci con La Bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et ses limbles garnis qui nous servaient de nid ne payaient pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui grillais fumine et toi qui posais nu. La Bohème. La Bohème, ça voulait dire on est heureux. La Bohème, et nous mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Avec le ventre creux, nous cessions d'y croire. Et dans quelques bistrots, quand un bon repas chaud, nous prions une toile. Nous récitions des vers coupés autour du poêle. On oublie l'hiver. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire tu es jolie. La Bohème, la Bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait et on va devant un café crème. Et puis aimer la vie, fallait qu'on le sème, qu'on aime la vie. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La Bohème, la Bohème, de l'air du temps. Quand à certains jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'escalier je cherche la télé dont plus rien ne subsiste. Dans son
bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Allora Shani, complimenti, abbiamo visto tutta l'esperienza che c'è alle spalle nel mondo del musical, immagino. Abbiamo visto un'interpretazione con tra l'altro un fazzolettino fra le mani. Che cosa rappresentava? Allora, la canzone parla di un pittore, è una sorta di autobiografia di questo pittore, che racconta con nostalgia i tempi in cui lavorava come pittore a Montmartre e quindi con la sua ragazza, insomma, che era costretta a posare nuda e lui la ritraeva, la dipingeva, e quindi questo fazzoletto è dove puliva i pennelli, dove cercava di per rifinire le figure, le pose di questa donna. E racconta, insomma, che dopo molto tempo torna a vedere il luogo dove c'era il suo atelier con questi fiori caratteristici che c'erano sul balcone e non li trova più, e quindi dice che Montmartre ha cambiato totalmente viso. Racconta questa cosa. E allora, così abbiamo contestualizzato anche la tua interpretazione, ne sei stata soddisfatta? Sì, sì, sì. Mi sa che darai del filo da torcere agli altri concorrenti, cosa dici? No, no, siamo tutti bravi. E allora facciamolo comunque però un appello al pubblico, perché è importante il voto, lascio a te la parola. Se vi è arrivato qualcosa, votatemi. Procede, procede, Singing Time, ne abbiamo ascoltati di talenti, adesso ne ascoltiamo un altro, un'altra per meglio dire, perché un'altra ragazza è pronta ad esibirsi sul nostro palco. Siamo con Giada Cecconi. Ciao Giada, studi canto da una vita? Sì, studio canto da 11 anni e da 3 anni studio anche musical e teatro. E perché hai deciso di partecipare a Singing Time? Beh, non c'è un motivo preciso, diciamo che mi piace fare esperienze diverse, ho partecipato ad altri concorsi anche e quindi volevo provare, insomma. Per procedere, progredire in questa carriera da cantante, alla quale ti sei avvicinata come? Partiamo proprio dall'origine. Ma diciamo che fin da piccolina mi piaceva cantare, mi piaceva essere sempre protagonista, no, delle varie recite, e quindi è iniziata così. E c'è qualche cantante a cui ti ispiri in particolare? No, non ci sono cantanti preferiti, diciamo che prendo spunto da ognuno e poi faccio per me. E oggi da chi prendi spunto? Da Tosca, e canterò appunto un brano che si intitola Il terzo fuochista. E allora ti lasciamo cantare, poi ci rivediamo dopo l'esibizione ovviamente, quindi con Il terzo fuochista, Giada Cecconi. Gira, volta, gira, volta, volta, gira, vola. Volta, gira, gira, volta, gira, volta, vola. Piena di brillanti il mare dove l'orizzonte non si arriva mai. Ricco di profumi il fango sull'ortica, il sole che tramonterà. Gira, volta, gira, volta, volta, gira, vola. Volta, gira, gira, volta, gira, volta, vola. Zucchero, limone, neve presa sopra i tetti di tanti anni fa. Notte dopo notte mamma ancora canterà. Il giorno che sei nata tu per me no con amore. Mille, mille stelle si cambiarono di colore. Gira e volta e vola all'infinito, questa nennia si ripeterà. Con le note di una fisarmonica la festa ancora arriverà. Passa il santo, guarda quanto è bello. Cantano le donne in coro, guarda quanto è bello. Strusciano sottane mentre cola sangue cera dalla santità. Fumo nei camini, pesce, fritto e baccalà. C'era una bambina con le sue scarpine blu, vestiti da fiori, gli occhi a guardare. Gira volta, braccia aperte, naso in su, e la banda andava piano piano, comincia. Da da da, na 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 na
banana. E zoom para para zoom para para zoom papà. Zoom para 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 zoom para 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 zoom papà. Bancare le giostre, giochi luci, orchestre, denorini, zoom papà. Noccioline, torroncini, le cale, campanacine, zoom papà. E zoom para para zoom para para zoom papà. Zoom para 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 zoom para 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 zoom papà. Brillantina dopo barba, sigarette, trombe, fiati puti pu. Orecchini, collanine, messe in piega e molto di più. C'era una bambina con le sue scarpine blu, vestiti in affiori, i suoi occhi a guardar su. Un colpo scuro il fumo nell'azzurro se ne va. Ruotava la bambina con le sue scarpine blu, gira, gira, volta, braccia aperte, naso in su. E la banda andava piano piano con note stonate. Via vai di ingenuità, la gente profumava di sudore e dignità. Il terzo pochista, l'artista quotato di più, sparò i suoi colori nel cielo e nel silenzio vennero giù. Oro, turchese, amaranto, corallo, smeraldo e caffè. La bimba in quel cielo d'Oriente vide la vita e l'amore che c'è. Uno, due, tre, tre colpi a finire e la notte tornò. Allora rimase a sognare i colori per sempre, con sé si portò. Beh, un'altra interpretazione qua, direi, di livello. Com'è andata? Sei soddisfatta? No, sinceramente no. Come non sei soddisfatta? No, non sono tanto soddisfatta. Ero praticamente un po' senza voce, quindi non è andata benissimo. Però... Ma in realtà mi è sembrato bene. Non sarei stata soddisfatta tu come tutti gli artisti, però in realtà ci è sembrata una grande prestazione. Che poi, tra l'altro, una curiosità, sei molto timida nel parlare, mi hai confessato, però in realtà quando canti tiri fuori tutta la grinta, tutta la carica che hai. Sì, sì, è diverso parlare e cantare per me. E allora tu lo sai che noi facciamo sempre un appello al voto al termine dell'esibizione? Sì. E quindi parlare per non è il tuo, non è la tua arma più forte, no? Mi hai detto? Lo facciamo cantando? Votatemi! E siamo arrivati alla fine purtroppo e tocca anche concludere questa seconda puntata di Singing Time, però la concluderemo sicuramente nel migliore dei modi. Siamo qui con Rosa Mussin. Rosa, come stai? Sei emozionata? Hai dovuto aspettare tanto? Sì, sono un po' emozionata, ho dovuto aspettare tanto, quindi adesso devo riprendermi un attimo, devo trovare un po' di grinta. Ma anche tu canti da parecchio tempo, praticamente da sempre? Sì, praticamente canto da sempre, ma veramente sempre. E come hai iniziato allora? Ho iniziato perché mi hanno buttato in mano degli strumenti musicali e io li suonavo, così. E dopo ho iniziato anche a cantare. Principalmente ho tenuto la voce perché non avevo la scusa di dimenticare lo strumento a casa. Quindi lo strumento migliore è la tua voce? Oddio, non lo so, però intanto c'è qui e non l'ho dimenticata, spero. Quindi questa sera ce la farai sentire per bene, vedremo come suona la voce di Rosa. Rosa, quali sono le tue aspettative da questo Singing Time? Non lo so, in realtà, perché sono venuta qui un po' per gioco, per scherzo. Per dire la verità ho perso una scommessa ed eccomi qui, vediamo cosa succede. Beh, allora speriamo di vincerla la scommessa. Hai perso la scommessa partecipando per partecipare poi a Singing Time, però vediamo di vincere la scommessa adesso, perché dobbiamo vincerla. Cosa ti aspetti dal futuro, dal punto di vista musicale ovviamente? Beh, tutto e niente per dire la verità, perché io già faccio la cantante e sto già vivendo il mio sogno musicale, quindi si va avanti. Sei molto vaga, Rosa, nelle risposte. Sì, perché ho tante cose da dire, quindi è meglio che stringo, perché se inizio a parlare non smetto più. Allora, facciamo che le dirai cantando. E che cosa canti? Canto Natural Woman di Aretha Franklin. Con Natural Woman, Rosa Mussin. Looking out on a morning rain, I used to feel so uninspired.
I knew I had to face another day. Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. But you're the key to my peace of mind. You made me feel, cause you made me feel, baby. You made me feel like a natural woman. And when my soul was in the lost and found, you came along to claim me. I didn't know what was around me till you kissed and reinvented me. Now I'm no longer doubtful about what I'm living for. And if I make you happy, you don't need to do more. Cause you made me feel, cause you made me feel, baby. You made me feel like a natural woman. Oh, baby, what's it done to me? You made me feel, yeah, baby. Cause you made me feel like a natural woman. Beh, abbiamo concluso nel migliore dei modi. Rosa è veramente spaccato, è stata una cosa incredibile, bravissima. Una voce graffiante, super, brava. Come ti sei piaciuta? Sì. Anche tu, come tutte le artiste, dici, no, potevo fare di meglio, non ho dato il massimo. Ma no, credo, non so se potevo fare meglio o peggio, solo che ovviamente la voce adesso si è abbassata perché mi sono rilassata troppo ascoltando gli altri cantanti, quindi è difficile, non, ovviamente, non mi sono, lo dico, non ho vergogna, non mi sono riscaldata, quindi è andata come è andata in realtà. Vabbè, è andata, è andata. Beh, è andata bene, allora con quel po' di voce che ti è rimasta, appello al pubblico. Beh, se volete, votatemi. Un'altra puntata di Singing Time è finita, ma non disperate perché venerdì prossimo ci saranno pronti già degli altri concorrenti. Sempre qui su Udinese TV, ore 21:30, Singing Time.